Emiliano Fahim, ho 23 anni, sono 50% Bangla e 50% Italia e ovviamente 100% Dolpigna. Ma nella mia vita non ho mai cucinato. Ho deciso di riscoprire le mie origini, realizzando dei piatti tipici bengalesi. Uno perché i programmi di cucina vanno un botto adesso e due perché vi incuriosite e chissà, magari se cucinate bene mi potreste conquistare. Ciao. Oh, ciao. Allora? Allora, come stai? Bene, tu? Tutto bene. Certo, ho chiamato per fare questa cosa perché lo sai, no? Serviamo uno. Certo, senza di me non vai da nessuna parte. No, certo, chiaro. Dobbiamo cucinare. Lo so. Ma tu sai cucinare? Certo. Sì, vabbè. Mi hai chiamato apposta. Guarda, non ti faccio pure il regalino. Guarda qua, è roba. Wow. Oh, me lo metti tu? Ma sì. Allora, oggi dobbiamo fare il mollo e porora. Cioè, questa è una frittura. Sì. Cioè, questo è un fagottino di verdure. Ok. Cioè, là abbiamo già l'impasto pronto che ha fatto mamma. Ripieno facciamo con l'uovo, facciamo col prezzemolo, il peperoncino e poi ci mettiamo pure la cipolla. Ok. Quindi a casa cucini? Beh, ogni tanto sì. Ma cosa? Boh, pasta, carne... Ma c'è qualcuno che cucina anche per te? Non so, il fidanzato? No, ma che? Cuciniamo un po' tutti a turno, diciamo. Poi ognuno fa cose diverse. Beh, nel film incontri un altro tipo di ragazzo, però. Esatto. E com'è questo ragazzo? Mi piace tanto. Perché? Secondo me lui è un po' come questo pezzo di pasta. Cioè? Cioè, tipo, non ha una forma precisa... È una forma che va capita. Questo sarà molto buono anche se non è perfetto. Beh sì, adesso magari col ripieno diventa completo. Cioè gli esatto, manca il ripieno. Esatto. Anche lei un po' imperfetta. Mi sembra un personaggio che abbia delle regole, no? Mi diverte tantissimo il fatto che lei cerchi di tirare lui in tante situazioni. E mi diverte molto che i tentativi di lui di sfuggire da queste situazioni alla fine non funzionano sempre. Allora, adesso dobbiamo mettere una cucchiaiata. Ma cosa c'è lì dentro? Uovo? Allora, qua ci abbiamo messo uovo, peperoncino, cipolla, prezzemolo. Ok. Questo è quello con le verdure. E poi dopo famo pure quello di carne. Mi ho fatto dimenticare... Ah, il tuo grembiule? Ah, fammi un po' vedere. Ora sì. Ora dobbiamo fare la frittura. Ma così lo buttiamo, perché io ho paura dell'olio e non voglio lanciarlo nella padella. Leva. Ok. Forse dovresti... Proviamo a girarlo? Vediamo. Oddio. Prova a girarlo. Madonna. Consigli da dare ai ragazzi per rimorchiare le donne. Beh, sicuramente basta questa cosa che uno incontra una e non ha il coraggio di parlare ma le deve scrivere. Perché? Con chi ci devi provare? Io non ho bisogno. Ah, e quindi dimmi un po' le tue tattiche. Ma la mia tattica principale è il bigliettino da visita. Cioè tu lasci il tuo bigliettino da visita? Esatto, cioè gli dici, guarda ti vorrei conoscere, quello è il mio numero, ti faccio scrivere. Cioè mi sembra... E ha funzionato? Davvero? Sì, funziona. Vabbè, abbiamo capito, comunque è il coraggio. Vabbè, sai cosa? Io non lo so. Non lo so, secondo me le cose succedono, capitano sempre in modo diverso. E basta. Giusto. Allora, le ragazze come non si dovrebbero comportare con i fidanzati? Beh, intanto dovrebbero smettere di pretendere dei regali, secondo me. O comunque... Questa cosa che qualcosa ti è sempre dovuto in qualche modo, che ti aspetti sempre qualche regalo. Cioè, uno magari ci rimane male che lui non gli ha fatto il regalo del regalo della cosa. Cioè, capito, no? Tutta sta cosa dei regali, per esempio, non l'ho mai capita. Fatto, aspetta. È pronto? Beh, cotto, sì. Finito? Beh, il fagottino c'è. Adesso facciamo la versione con la carne. Qui la devi mettere? Sì, la mettiamo nel pasto dell'uovo. Questa qui. Però sarebbe bello se l'amore fosse così. Come? Come questo fagottino. Cioè? Non lo so, mi sembra bello. Beh, più colorato, più sì. Passionale. Vabbè, ma lo chiudo? Dici che chiudiamo? Ma forse sì. Cioè, tipo tu a famiglia la vorresti?
Ma certo, cioè mi piacerebbe. Mm-hmm. Mi piacerebbe fare tanti figli proprio. Ok. Ah, e ti dico un'altra cosa, mm-hmm. Ecco, mi è venuto in mente. Secondo me una coppia per funzionare, vista dai miei occhi, l'uomo deve saper cucinare bene, proprio bene. Beh, bello, ti piace, l'ho fatto io questo. Cioè, ho fatto ripieno. No, sei stato molto bravo. Grazie. Anche tu. Grazie. Ho fame, Paimo. Ho molta fame. No, pranziamo con questo bello antipastino. No, dobbiamo cuocerlo ancora, questo è certo. Vabbè, giriamo, faccio... Gira, secondo me va girato. Vabbè, non è male, eh. Beh. Devo dire, questo l'ha fatto quadrato. Questo, ecco, questo era quello che non era preciso. Infatti, secondo me, sarà buono. Quello no, però. Pure questo è una forma perfetta, questo no. Però dico, nonostante la forma imperfetta, secondo me sarà molto buono. Mm-hmm. Che dici? Beh, sì. Vabbè, c'è qualcos'altro che ti è rimasto impresso dopo il set? Tu mi sei rimasto impresso. Perché sei una persona speciale. Mi ha insegnato un sacco di cose. Io penso che al di là di un'esperienza lavorativa, no? All'interno di un set dove giri un lavoro con tante altre persone, con una squadra che comunque ha lavorato molto bene, in realtà per me è più che far parte di un film, ma proprio è la tua storia, no? Stiamo cucinando delle cose che comunque provengono dal tuo paese, cioè è molto di più che un lavoro, capito? Mm-hmm. Quindi in realtà mi rimane impresso tutto quello che mi hai insegnato, perché mi hai lasciato un sacco di cose. Sto per piangere. È la cipolla, eh? Vabbè, basta, è ora di mangiare. Guarda, dopo questo... Ma sono sincera, però, viene tutto dal cuore, giuro. È pronto? Non lo so, aspetta! Allora, però questa cosa non va bene. Come facciamo a capire che è pronto? Deve diventare più marrone. Dorato deve essere, come sì. Deve essere? Così, ok, forse devo cuocere un po' ancora così. Forse ci siamo. Quindi, vabbè, ma tu quindi ti sposi? Io? Ma che sei matto? C'ho 23 anni, ma quando mi... Ma che c'è? Non so neanche se mi sposerò. Come? Quindi tu dici no? Cioè? Cioè, meglio non sposarsi. No, aspetta. Io ho detto che non credo che mi sposerò perché, insomma, non perseguo la religione cattolica, ecco. E, però mi piacerebbe avere una famiglia un giorno. Vediamo, eh. Oh, adesso lo potremmo assaggiare. Non mi sembra male, vediamo un po'. Mm-hmm. Cotta. Buono. Ottimo. Tutti gli errori portano a qualcosa di buono. Dici fallimenti? Sì. Bisogna sbagliare. Che grandi messaggi. Non è male. Fa schifo. Allora, fa schifo. Meno male. Forse manca il sale.